Rampa di lancio, diamo voce alle nuove voci, i nuovi talenti su Radio Action. Benvenuti a un nuovo appuntamento di Rampa di lancio, la rubrica del venerdì dedicata alle novità musicali provenienti dal panorama emergente. Bentrovati da Emanuele Fardella, vorrei iniziare quest'oggi con dei ringraziamenti a tutti coloro che la settimana scorsa hanno speso un like, un messaggio di apprezzamento per questa mia nuova avventura. Che dire, la prima è andata e adesso siamo pronti per il secondo appuntamento. So anche che ci ascoltate da svariate parti d'Italia e questo non può che farmi piacere. Direte voi, com'è possibile? Semplice, semplicissimo. Scaricando l'app gratuita di Radio Action potrete ascoltarci in mobilità ovunque voi siate. Ma se malauguratamente non dovreste avere spazio sul vostro smartphone, potrete ascoltarci anche in streaming sul sito radioaction.it. Quindi nessun problema, non ci sono scusanti, non ci sono giustificazioni. Se invece volete inviarmi le vostre segnalazioni musicali, i vostri inediti qualora fosse degli artisti emergenti, potete benissimo scrivere a promo@radioaction.it e poi una giuria di esperti valuterà il vostro brano. No. No, non è assolutamente così, non è vero, ma quale giuria di esperti? Sarò io a scegliere e proporre le canzoni che più mi colpiscono in un modo o nell'altro. Sto già valutando tanti brani, se devo essere sincero. Spero di poter dare spazio a tutti poi nel corso delle prossime settimane. Benissimo, a questo punto vi presento l'artista di questa settimana. Chi ha spulciato già tra i miei social sa benissimo di chi sto parlando. Ha 23 anni, è bellissima e bravissima. Lei è Chiara Crispo, molti di voi la ricorderanno per la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi di qualche anno fa, se non erro nel 2016. Tra poco parleremo direttamente con lei perché sarà ospite di Rampa di Lancio, ma prima il suo ultimo singolo, Wrong or Right. Radio Action, aziona la tua giornata. Rampa di lancio, diamo voce alle nuove voci, i nuovi talenti su Radio Action. I said I love you, I had you boy, you know where I've been sleeping overnight. You better leave me baby, I'm on my way, don't keep on calling, I can be fair. Remind me what's your name, now my phone is ringing night and day. Your games, get on me. For the rules are basic in my place. Don't wanna party in the morning. Don't wanna bling in a gold ring. Don't wanna give. Hey, God, you can tell me what is wrong or right. Don't wanna party with horses. Don't wanna peel.
il nuovo singolo di Chiara Crispo è veramente una bomba. Secondo voi potevamo non averla ospite in collegamento telefonico? Certo che no. E quindi, benvenuta Chiara! Ciao a tutti, grazie mille. Parto subito chiedendoti come stai, perché al giorno d'oggi non è più una domanda così tanto scontata. Hai ragione. Io fortunatamente sto molto bene, anche la mia famiglia tutto bene, grazie mille. Tu ti sei fatta conoscere al grande pubblico grazie alla partecipazione al famoso talent Amici di Maria De Filippi nel 2016, poi hai fatto tante altre cose, hai fatto altre canzoni, adesso sei tornata con un singolo dal sound internazionale, Wrong or Right. Oh yeah. Ecco, vuoi parlarci di questa tua ultima fatica? Allora, in realtà il mio progetto, io in realtà da sempre ascolto, ho sempre ascoltato tanta musica inglese, ho sempre cantato e scritto tanto in inglese, è proprio una passione mia. E sei anche molto brava, sottolineiamo. Grazie. E quindi, insomma, io sono sempre alla ricerca di nuovi sound, di nuove cose, quindi ho collaborato con questo produttore che si chiama Simon Fisera, che è bravissimo, e insieme ci siamo buttati in studio, abbiamo scritto questo pezzo e guarda, sono veramente super contenta, ho gestito tutto io, dal video alle visual, tutto. Infatti è un progetto che veramente mi rappresenta tantissimo. Mi hai anticipato, so che hai curato sia parte del testo che anche la produzione del video. Che esperienza è stata? Allora, per me è stato un traguardo pazzesco, più che altro perché gestendomi, cioè proprio il video l'ho montato io proprio fisicamente, quindi l'ho voluto così, esattamente così, quindi cioè veramente sono super contenta, più che altro perché sì, appunto mi rappresenta al 100% avendolo proprio fatto io, quindi sì. Ma a parte alcune canzoni come Niente è impossibile che hai presentato alle selezioni per Sanremo Giovani, a parte altre canzoni del film Disney Oceania, tu hai sempre o quasi sempre cantato in inglese. E a cosa è dovuta questa scelta? Ma in realtà da piccola ho sempre ascoltato tanta musica, sarà stata anche perché un po' magari l'influenza dei miei genitori sicuramente, però ho sempre ascoltato tanta musica americana e da lì ovviamente ascoltando anche tanta roba in inglese ti viene da scrivere in inglese per forza, cioè tu la musica, cioè io la musica la penso in inglese. Allora ti dico la verità, in quarantena ho iniziato ad ascoltare anche tanta musica in italiano, quindi adesso, come adesso, ti dico, ho iniziato a scrivere anche in italiano. Ci stai dicendo che il tuo prossimo progetto è in italiano? Ci sto lavorando. Ok. Ci sto lavorando, sì. Però sì, in realtà anche col singolo precedente a questo sono volata praticamente in giro per l'Europa, in Polonia, ho fatto tante cose all'estero bellissime, certo. Mi sono divertita un sacco, ho visto anche un altro aspetto proprio della discografia e veramente mi è piaciuto tantissimo. Per quello poi ho continuato a scrivere anche Wrong or Right in inglese, eccetera, e comunque sto continuando anche con l'inglese, assolutamente, però sì, in quarantena, diciamo che essendomi chiusa in casa in Italia, hai rivalutato in italiano. E quali sono invece adesso i tuoi progetti futuri? Vogliamo sapere se stai lavorando quindi a nuova musica, se ci dobbiamo aspettare qualcosa a breve. Assolutamente sì, sto continuando a lavorare in studio, adesso lavoro in studio a Milano e praticamente sono sempre là a scrivere, a produrre,
adesso appunto anche in italiano ho qualcosina per le mani che mi piace molto, quindi dai, sono contenta. Sicuramente io ti faccio i miei più sinceri in bocca al lupo per il tuo futuro artistico. Aspetteremo la tua nuova musica, aspetteremo i tuoi nuovi progetti. Nel frattempo ci godiamo il tuo ultimo singolo, che sarà in rotazione da oggi tutti i giorni alle 10 alle 20 fino a venerdì prossimo, quindi sarà il nostro disco in action della settimana, vi farà compagnia nei giorni a seguire. Che dirti, Chiara, ti ringrazio per la disponibilità, ci risentiremo. Grazie a voi. Ciao Chiara. Grazie mille, ciao. Per oggi il tempo a mia disposizione è terminato, ma se volete conoscere e ascoltare della nuova musica non potete perdere l'appuntamento di venerdì prossimo, sempre con Rampa di Lancio, sempre alle 10. Emanuele Fardella vi saluta e vi augura un buon proseguimento con la musica di Radio Action. Ciao! Rampa di Lancio. Diamo voce alle nuove voci, i nuovi talenti su Radio Action.